Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland e direi un ben ritrovato agli ascoltatori di Scienza di confine. Sono qui in compagnia, in collegamento telefonico con Roberto Garosci. Ciao Roberto. Ciao a tutti. E sono io, Gianluca Roggero, e riprendiamo con oggi le nostre puntate di appunto Scienza di confine. E caro Roberto, abbiamo deciso di iniziare questa ripresa delle nostre puntate con le news. Sicuramente avrete sentito che c'è molto che bolle in pentola dal punto di vista ufologico e anche astronomico, astrofisico, ma vogliamo introdurre un tema che è un tema dal mio punto di vista veramente affascinante, tra l'altro compare spessissimo nella fantascienza, e il tema è possibile viaggiare nel tempo? Ora, sicuramente questo argomento credo sia davvero un punto di connessione tra scienza e fantascienza. Diciamo che ci sono tutta una serie di scoperte, ma già da tempo, che hanno dimostrato come matematicamente sia di fatto possibile formulare equazioni che sono in grado di descrivere perfettamente il viaggio nel tempo, compatibili con la teoria della relatività, tra l'altro. C'è da dire però che queste equazioni di fatto rimangono, ecco, nell'ambito speculativo, quindi non abbiamo una reale utilità pratica, un utilizzo, e di fatto non conducono a risposte definitive. Diciamo che dal punto di vista della fisica standard, uno dei problemi fondamentali per il viaggio nel tempo è sempre stato il fatto che necessiterebbe una forma di materia che possedesse un'energia negativa, che allo stato attuale teoricamente non dovrebbe esistere. No, pensiamo alla freccia del tempo, di quella codificata da Arthur Eddington nel 1927. No, quindi l'energia, noi abbiamo uno spazio-tempo, ecco, quindi uno spazio tridimensionale è un tempo che in realtà non è nient'altro che una quarta dimensione, se vogliamo, un'istanza, un po' un prolungamento di questo spazio, e che è unidirezionale, perché la freccia del tempo prevede una direzione unica. D'altra parte esistono delle ipotesi scientifiche comprovate, che sono quelle del principio di conservazione dell'energia, perché a quanto pare nulla si crea e nulla si distrugge, quindi il principio entropico pare veramente confermare tutto questo. E infatti la fisica classica, quella meccanica newtoniana, in realtà prevede questo tempo assoluto, quindi metrologicamente inarrestabile, che va in un'unica direzione. Ma è veramente così? E soprattutto dal punto di vista della scienza, ecco, vediamo intanto cosa ne pensa la scienza ufficiale, no? Diciamo così, di primo acchito. Intanto, così, giusto per dire, nel 2009 Stephen Hawking, che aveva dichiarato come il viaggio del tempo lo considerasse tecnicamente impossibile, in interviste successive prendeva in considerazione seriamente questo aspetto. D'altra parte, la teoria della relatività stessa, quella appunto sviluppata da Einstein, la teoria della relatività speciale, che sicuramente è un principio fondamentale della fisica moderna, già questo prevede uno spazio-tempo che in qualche modo non sono più assoluti, no? E non per niente abbiamo la teoria della relatività, quindi non esiste più un quadro di riferimento, ma tutto si muove, tutte le cose sono misurate in relazione a sistemi di riferimento, quindi un sistema relativo. Quindi quali sarebbero le teorie riguardo al viaggio del tempo? Perché anche la scienza in qualche modo lo ammette, perché per esempio viaggiare nel tempo si può grazie alla velocità. Secondo la teoria della relatività, proprio quella einsteiniana, quando viaggiamo a velocità prossime alla luce, il tempo rallenta rispetto al mondo esterno.
se noi per esempio ci dovessimo trovare su un aereo a reazione mentre l'altro fermo sulla terra con due orologi, ecco, questo i fisici hanno dimostrato che quello in volo andrebbe più lentamente a causa della sua velocità. Ovviamente l'effetto è minimo, ma se si trattasse di un'astronave che viaggia al 90% della velocità della luce, il tempo scorrerebbe addirittura 2,6 volte più lentamente di quanto non accade sulla Terra. Oppure la gravità. Sappiamo che c'è un effetto della gravità sul tempo, no? Il famoso le curvature spazio-temporali. È un po' quello che accade con una pallina di piombo quando viene lasciata cadere su una superficie elastica. Lo spazio si incurva, quindi la gravità è in grado di agire anche sul tempo. Se noi sempre col nostro bravo orologino andiamo in cima a una montagna, poi ne mettiamo un altro a livello del mare, il tempo, scopriremmo che in un'area più distante dalla gravità il tempo scorrerebbe più velocemente, mentre e la gravità in qualche modo ne rallenterebbe lo scandire. Ma che dire poi dei wormhole? Questo è anche un campo molto molto interessante, perché anche qui la relatività stessa ammette che la possibilità che potrebbero esistere questi wormhole, una specie di scorciatoie sullo spazio-tempo, che potrebbero essere in grado di farci coprire distanze addirittura di 1 miliardo di anni luce o addirittura di più, indipendentemente dal tempo. Ovviamente, così banalmente, il problema dei wormhole è che si aprono, si aprirebbero, quindi in relazione anche alla presenza di buchi neri, quindi è impossibile sapere dove se ne dovrebbe aprire uno. Ora, dove arriviamo? Arriviamo a questa è una notizia ANSA, molto recente, perché del 7 ottobre di quest'anno, 2023. Allora, qui c'è uno studio. Roberto, sei in linea? Tutto ok? Ok. L'avrei letto anche tu questo studio, perché ne abbiamo parlato. Sì. Questo è uno studio pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, dove un gruppo di fisici dell'Università di Cambridge avrebbe dimostrato che la simulazione di viaggi nel tempo in realtà potrebbe essere risolta dal punto di vista di problemi sperimentali altrimenti impossibile da trattare utilizzando la fisica standard, utilizzando la meccanica quantistica, semplicemente manipolando quello che viene chiamato l'entanglement quantistico. Ora, credo che molti di voi avranno sentito parlare di questo concetto, di questa teoria dell'entanglement, che non è proprio solo più una teoria. Diciamo che, allora, intanto per cominciare, solo per capire di cosa stiamo parlando, l'entanglement è un termine coniato dal fisico Schrödinger del 1935, che in meccanica quantistica indica un legame tra particelle, dove praticamente questo legame viene definito come una funzione, quella che appunto viene chiamata funzione d'onda di un sistema. È la particolarità che descrive la proprietà delle particelle come se fossero un unico oggetto, anche se le particelle si trovano a enorme distanza. Giusto per ricordare, sappiamo che la meccanica classica, quella di Newton, no? Per intenderci, descrive le proprietà, il comportamento della materia a livello macro, quindi su grandi sistemi, grandi scale. La meccanica quantistica invece descrive il comportamento microscopico delle particelle, e qui le cose cambiano addirittura in modo davvero antintuitivo, se vogliamo dire, molto diverso da come ci verrebbe da pensare, di come i nostri sensi sono abituati a indicarci. Infatti l'aggettivo quantistico deriva dal latino quantum, no? Riferito a questi pacchetti quanti di particelle per definire una certa grandezza. Ora, abbiamo sicuramente la meccanica quantistica, per chi un po' se ne intende, sappiamo che fu molto sposata da fisici come Bohr negli anni 30-40, e questa corrente di pensiero riteneva che le particelle quindi nascessero direttamente quando osservate, che solo la loro funzione d'onda del sistema fosse reale prima dell'osservazione.
Quindi è importante questo concetto del cambiamento che viene prodotto sulle partecipe, sulla materia, attraverso l'osservazione. Dall'altra parte avevamo fisici come Einstein col suo staff, che erano Podolsky e Rosen, Nathan Rosen, che non accettavano questi concetti. Cioè, qua si parlava di realismo locale, secondo loro c'era una spiegazione, tutto doveva essere deterministico, non si poteva essere, ci poteva essere un universo così a caso, così strano, e come la relatività aveva dimostrato, nessuna informazione poteva trasmettersi istantaneamente, perché non si poteva superare la velocità della luce. Questo fenomeno invece istantaneo, l'entanglement, quindi doveva essere legato a qualche variabile a noi sconosciuta. Però, cari ascoltatori, invece ci sono delle verifiche sperimentali, perché già nel 64 John Bell e soprattutto gli studi di Alain Aspect nell'82 sono stati in grado di misurare il comportamento di fotoni in entangled, fotoni entangled, e in qualche modo ha validato la teoria meccanicistica, quindi quantistica di Bohr. In qualche modo Einstein aveva torto. Quindi, fin tanto che le particelle non vengono osservate, il loro spin, quindi il senso di rotazione positivo o negativo, rimane indefinito. Ovvero, le particelle possono al tempo stesso avere sia uno che l'altro. Quindi è la sola presenza dell'osservatore a interferire col sistema. L'entanglement quindi permette di conoscere istantaneamente il comportamento della seconda particella. Quindi non per via di un trasferimento di informazioni più rapide della luce, quindi non c'entra niente con la velocità della luce, non viene compromesso questa tesi, ma perché, questo è importante da capire nell'entanglement, con tutti gli sviluppi e le implicazioni enormi che può avere questo su tutta la nostra vita, anche quotidiana, ok? Perché le due particelle di fatto sono facenti parte di un unico sistema, governato da questa sola funzione d'onda. Cioè, in parole povere, c'è qualcosa che correla particelle a distanze enormi e in qualche modo può interferire su questi sistemi. Ed è proprio questo che questo gruppo di fisici dell'Università di Cambridge ha fatto, dimostrando, quindi usando questa manipolazione sull'entanglement quantistico. Quindi sono stati in grado di simulare ciò che potrebbe accadere se si potesse viaggiare addirittura indietro nel tempo, e in questo modo sarebbe in alcuni casi possibile modificare retroattivamente le azioni passate e migliorare i risultati nel presente. Mi viene in mente, Roberto, il film Ritorno al futuro, dove sì. Biff lesse quell'almanacco con tutti i risultati sportivi, lo diede al suo omologo più giovane, il quale poi fece un sacco di soldi andando avanti dal 58 al 2000. Cioè, praticamente quello che hanno fatto questi scienziati è in qualche modo interferire su dei fotoni passati per trasmettere le informazioni al futuro. Quindi questo lo dice anche questa Nicole Junger-Alpern, che fa parte dello staff, questo perché è multi-universitario, quindi l'Università di Maryland. Quindi la nostra proposta: un fisico sperimentale connette intrinsecamente due particelle, la prima particella viene poi inviata per essere utilizzata in un esperimento, una volta ottenute nuove informazioni, lo sperimentatore manipola la seconda particella per alterare effettivamente lo stato passato della prima particella, cambiando l'esito dell'esperimento. Questa è una cosa che è un po' non è proprio così magari intuitiva, anche perché i nostri sensi non è che sono tanto predisposti, così abituati come siamo, ad affrontare la realtà, a capire queste dimensioni. Però di fatto è questo, cioè in qualche modo sono riusciti a tornare indietro nel tempo e a riportare in avanti quello che è stato fatto su una particella che ritorna verso il futuro, esattamente come ha fatto quello di Ritorno al futuro. Questa è una cosa, un passo davvero fondamentale. Certamente non abbiamo ancora la macchina come quella di Time Machine di Herbert George Wells, però insomma, cioè, siamo un pochino sulla strada. Anche perché poi, comunque, qui introduco quello che poi dirai tu. In realtà questo argomento del viaggio nel tempo, adesso io l'ho affrontato un po' in maniera un po' asettica, un po'
lo stato dell'arte dal punto di vista scientifico, ma diciamo è interessante che andiamo verso delle conferme sulla possibilità e non il contrario, ok? Però in realtà i viaggi nel tempo hanno una grossa tradizione, una tradizione storica, una tradizione esoterica, no? Anche di controconoscenza. Mi viene in mente, tu ne saprai sicuramente, sul cronovisore, quello che sembra essere contenuto nel Vaticano, no? Quello di padre Pellegrino Ernetti, oppure tutte le vicende legate al personaggio di John Titor, e soprattutto tutto ciò che riguarda il tuo campo, cioè l'archeologia misteriosa, proprio gli oggetti fuori dal luogo, ma anche fuori dal tempo. E su questo sospendiamo per la pubblicità e poi ne ricontinueremo a riparlare. Certo. Radio Dreamland. Share the vision. Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza, in cui si fondono scienza e filosofia, per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Allora, riprendiamo questa trasmissione. Siete su Radio Dreamland e state ascoltando Scienza di Confine. Abbiamo parlato, l'argomento di cui stiamo parlando è un argomento molto spesso, perché stiamo parlando di viaggi nel tempo. E adesso vorrei che anche Roberto ne parlasse. Che, tra l'altro, molte informazioni io consiglio vivamente la lettura ai nostri ascoltatori di questo libro. È un libro di Giancarlo Barbadoro, che non ha scritto ovviamente soltanto alla ricerca di intelligenze diverse, ma questo altro bellissima monografia che proprio parla del viaggio nel tempo, che è Viandanti del tempo, riflessioni tra scienza, filosofia e segreti del tempo. Io l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, è una fonte di informazioni utilissima, ma non solo, perché come al solito, come io sono sempre stato abituato a leggere i libri di Giancarlo, le sue trattazioni sono davvero non a 360 gradi, ma a 540, nel senso che ci sono anche grossissime riflessioni filosofiche. Io l'ho riletto ieri sera pensando alla trasmissione, e devo dire la verità, c'è tutta una parte che senza stare a pensare a quello che fa la scienza o non fa la scienza, già soltanto con il nostro pensiero rendersi conto che qualcosa nel fluire del tempo, così come il nostro cervello lo interpreta, qualche cosa che stride un po' c'è davvero, e il libro parla tantissimo anche di questo, quindi io lo consiglio vivamente a tutti i lettori. Ma veniamo a Roberto, che Roberto, l'argomento Hoppart e altre cose di cui tu ti occupi riguardano tantissimo i viaggi nel tempo. Sì Gianluca, perché proprio dal libro di Giancarlo ho preso degli spunti che possono riguardare questo argomento.
Al di là di quello che c'è scritto nel libro, comunque, che sono, lui cita proprio veramente dei casi e che sono molto interessanti, ne voglio portare altri, che sono dei famosi casi che sono irrisolti di vari crononauti. I crononauti sono appunto i viaggiatori del tempo. Facendo però una considerazione a monte di come il discorso che hai fatto sull'entanglement, tutto sommato, supera alcuni concetti, no? Perché non so se avevi letto da qualche parte del collega di Einstein dell'Institute of Advanced Study, che era Kurt Gödel, e poi anche Frank Tipler, mi sembra, che avevano concettualizzato il discorso che indietro nel tempo non si torna, perché praticamente si avrebbe a che fare con l'energia negativa. Un esempio, esatto, esplicativo, un esempio esplicativo di questo era proprio il famoso discorso che se io lancio una pallina da tennis che deve cadere per terra, questa invece mi schizza in aria. E per cui, in base a questo tipo, che io adesso l'ho un po', ne ho parlato in modo molto semplicistico, diciamo, però per questa ragione sembrava che appunto non potessero esistere i viaggi a ritroso. Però appunto con quello che hai parlato dell'entanglement, invece tutto questo viene ampiamente superato. Tant'è vero che ci sono delle foto che sono diventate poi molto emblematiche nel corso della storia. E forse una delle più famose è quello della Babushka Lady, che non so se è conosciuto, praticamente è la signora in giallo. Una signora in giallo che sarebbe stata presente in numerosi scatti che la ritraggono durante l'attentato al presidente Kennedy. Ah, sì, fotogrammi, sì, sì. È famoso, no, questo caso, perché praticamente c'erano dei fotogrammi del video di un certo Abraham Zapruder che sta filmando la scena, e si vede questa signora in giallo che sta filmando tutta la scena. Ma la cosa che poi è diventata però emblematica è che quella è l'unica persona che non è mai stata identificata dalla FBI che era presente quel giorno a Dallas, e ovviamente non sono mai state trovate né foto né filmati dell'attentato che possono essere attribuiti a lei. Quindi questa donna che è passata alla storia con questo soprannome di Babushka Lady, chi era? Era una che nulla vieta di pensare che potesse essere appunto una crononauta tornata indietro da un'epoca futura a vedere con i suoi occhi quello che era successo. Un caso di cui parla anche invece Giancarlo nel suo libro è proprio questa foto che è stata scattata nel 1941 in occasione della riapertura del South Bridge Fox in Canada. In questa foto praticamente c'è un ragazzo che praticamente indosserebbe degli abiti troppo moderni per quel tempo, perché nel 1941 aveva un paio di occhiali da sole, di quelli che sono praticamente girano intorno agli occhi, cioè una cosa che si vede da circa 15 anni, vestito in modo un po' troppo da anni 80 questo ragazzo in questa foto, e ha una telecamerina in macchina in mano che è veramente molto difficile da pensare che potesse essere usata nel 1941. Il viaggiatore del tempo aveva un taglio di capelli inusuale, mentre invece tutti di fianco gli altri hanno il cappello in testa, vestiti come potevano essere vestiti nel 41. Questo invece ha una felpa con di quelle felpe col cappuccio che nel 1941 non sapevo. Quella foto, sì. L'hai visto, tra le cose. Sì, è una cosa anche quella abbastanza emblematica di quel caso lì, come è stata anche emblematica, e anche Giancarlo ne parla di questa, di un film di Charlie Chaplin del 1928, dove praticamente c'era questa donna che sullo sfondo sempre parlare al cellulare, e siamo nel 1928, l'epoca in cui i cellulari erano ben lontani, comunque Certo. Sono stati ancora inventati, eppure questa passa nel filmato con questo cellulare con cui sta praticamente parlando amabilmente. Addirittura nella foto che poi è stata ingrandita si vede proprio una sorta di piccolo antennino che esce. Per cui anche queste sono tutte quelle situazioni, no? Quelle situazioni
che abbiamo, che fanno parte della nostra storia, che se vuoi possono essere anche un po' così paragonati agli Opart, ma non c'entrano molto con gli Opart, ma comunque di cose emblematiche, di immagini emblematiche che possono in qualsiasi caso, non sono oggetti, sono persone, però sì, potremmo definire come persone, sono immagini, out of place, quindi, certo, esatto, people out of place, un nuovo sì, potrebbe essere un nuovo nome, però non, che siano oggetti, siano persone, insomma, cioè comunque... Assolutamente, ci sono appunto dei misteri in merito, c'è anche un'altra foto che poi è stata smentita, questa era una foto praticamente che ritraeva uno squadrone della Royal Force nel 1919 che lavorava a bordo della Daedalus, praticamente era una nave, e alle spalle di uno degli uomini in ultima fila spunta un'immagine di un meccanico che era deceduto due giorni prima dello scatto. E la foto è poi stata diffusa nel 1975 da un appassionato di paranormale, ma il sospetto è che fossero delle foto sovraesposte, che in quel periodo lì, proprio nel 1919, i fotografi cominciavano a giocarci, no? Certo. Oggi come oggi queste foto magari non avrebbero neanche più nessun senso, perché ormai con l'intelligenza artificiale si fa tante di quelle cose che si possono fare, addirittura, che ne so io, si possono fare atterraggi di intere flotte di UFO, sì, sì. Fare dei no, video no, però contestualizzate in quel periodo. Esatto, e questa è la cosa che è interessante, che contestualizzate nel periodo di allora assumono tutto un altro tipo di, diciamo, di valore, no? di valore estrinseco di quello che può essere quell'immagine. E queste sono le cose che mi sono venute in mente e sotto mano, a parte appunto il libro di Giampiero Barbadoro, che sotto questo aspetto è veramente una fonte di informazioni sul tempo incredibile, perché a parte parlare delle varie teorie, poi lui comunque appunto la vede anche un po' sotto l'aspetto di quello che erano i popoli naturali e le ricerche che sono state fatte in tal senso. Ecco, volevo chiederti, io ho accennato sul cronovisore, quello del Vaticano, perché quello è una cosa che mi stuzzica particolarmente, no? E sì. Tu hai delle notizie? Ma praticamente questo qua è... E nel 2002 è stato pubblicato un libro di questo teologo francese, padre François Brun, dal titolo Le Nouveau Mystère du Vatican. Senti la mia pronuncia di francese come scuola bene oggi. Grazie. Devo dire che meglio che l'inglese. Meglio che l'inglese. Certo. L'autore sosteneva che era già stata realizzata una macchina del tempo nella nostra epoca, diciamo. E questa struttura, proprio questa macchina del tempo, sarebbe addirittura stata custodita negli archivi sotterranei del Vaticano. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, per capirci, sì, infatti si parla di cronovisore, da quello che ho capito, cioè proprio una macchina che era in grado di trasmettere immagini del passato, ma anche andare indietro, non so, all'epoca preistorica o ai tempi di Giulio Cesare, giusto? Sì. Sì, infatti, perché praticamente permetteva di, appunto, una sorta di cronovisore che avrebbe permesso di vedere il passato in diretta e avrebbe anche svelato degli scomodi segreti storici. Quindi figuriamoci se il Vaticano una cosa così se l'avesse, non se la imboscava negli archivi profondi. Sì, immagino che il Vaticano ne abbia di segreti, appunto, da custodire. Però, quindi non ci serve da stupirsi se questo è l'ennesimo caso, certo. E invece, parlando di Opart, cosa pensi che sia un po' da segnalare? Cioè, in realtà credo che la lista sia molto lunga, però qualcosa che possa essere davvero un po' connesso con una possibilità di qualcuno che se ne va in giro indietro nel passato, per esempio. Tipo, mi viene in mente quell'orma... Sì, quella del trilobite. Bravo, esatto. Ma sì, quella lì effettivamente è una un'orma che appunto risale a, mi sembra, 150 milioni di anni fa, ma una cosa veramente molto 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 antica, e c'è questa impronta di questo calzare umano che praticamente schiaccia il trilobite. Questa è la vicenda.
E anche questo si dice che sia estremamente, come OPAC, anche da lì sarebbe, ci sarebbe da discutere per risvegliarmi, perché tra chi dice che è falso, tra chi dice che è vero, ci sono tutta una serie di studi in proposito. E nel mondo OPAC, tra parentesi, sta anche, diciamo, stanno succedendo delle cose, ma questo magari potrebbe essere l'argomento di una prossima puntata. Perché come stanno facendo con gli UAP, ovvero sia hanno provato, no, l'esistenza degli UAP, perché ormai stanno facendo delle misurazioni triangolari, quindi non solo uno strumento di misura, ma diversi strumenti di misura, no? Quindi il radar da una parte, gli infrarossi, ne cito solo due, quelli che mi vengono in mente sul momento, ma le stesse cose stanno succedendo anche per gli OPAR. Quindi questa impronta di cui parlavamo è proprio quella che in questo momento sta, è sotto indagine sotto questo aspetto, che stanno indagando di nuovo su un sacco di OPAR con diverse tecnologie e non usando solo più il carbonio 14, per vedere se rispondono o meno a certi requisiti che le facevano portare indietro nel tempo, insomma, che le collocavano in tempi che non erano quelli sicuramente dell'oggetto o di quello che era, insomma. Sì, è davvero molto interessante, anche perché alla fine il mio pensiero è, come adesso vado fuori dal discorso viaggi nel tempo, però poi alla fine tutte queste cose qui, cioè, rientrano per certi versi un po' in una matrice comune. Comunque hai citato gli UAP, parliamo degli OPART, parliamo dell'esistenza della vita extraterrestre, parliamo della possibilità di viaggi nel tempo. Più andiamo avanti, più invece di andare verso una direzione in qualche modo che nega questi diciamo eventi, questi fenomeni, invece più si va verso una direzione che sembra in qualche modo confermarli e avvalorarli, anche se purtroppo non c'è la parola fine a questa faccenda, la parola accettazione totale, però di fatto sembra davvero che stiamo andando verso questa direzione. E questo è significativo, considerando che qualcuno ha sempre considerato tutti questi argomenti solo come fake, bufale e quant'altro. Bene, io direi che possiamo chiudere qua questa puntata. Come, tanto per cambiare, abbiamo molto materiale, abbiamo fatto praticamente una scorsa di tutto ciò che si poteva parlare di questo argomento. Ma sicuramente avremo modo di parlarne ancora. Certo, un'ultima precisazione, perché poi non l'ho detto, sul caso di Antelope Spring, di questa, questa famosa. Sì, e questo praticamente mi sono tagliato solo di 150.000 anni, perché dicono dal 300 ai 600 milioni di anni. Ah, ok. È veramente un tempo, quindi ancora, un tempo più indietro, che è difficile, quindi ancora più indietro. Sì, è ancora più indietro di quello che avevo affermato meno di due minuti fa, però adesso ho fatto un viaggio nel tempo in avanti, e quindi questa impronta rimane uno dei grandi quesiti ancora aperti proprio nel mondo degli opera. Volevo solo concludere questo. Bene, allora stiamo per chiudere. Abbiamo parlato di questo libro con, ve lo ricordo, Giancarlo Barbadoro, Viandanti del Tempo, riflessione tra scienza, filosofia e segreti del tempo. Potrete trovare davvero un sacco di informazioni veramente molto molto interessanti sull'argomento, diciamo tutto intrecciato da un pensiero comune filosofico che ci porta davvero a farci un sacco di domande e ad espandere veramente i nostri orizzonti, per cui lo consiglio vivamente ai nostri ascoltatori. Che possiamo trovare? Il libro lo potete trovare, è edizioni Trischello, potete trovare alla Grotta di Merlino in piazza Statuto 15, oppure sul sito trischelledition.com, anche in versione ebook. Bene, questo è tutto, salutiamo i nostri ascoltatori, un saluto da sottoscritto Gianluca Roggero e da Roberto Garosci Roberto. In collegamento telefonico. Alla prossima puntata. Ciao.